Nell'ultimo episodio ci siamo lasciati dicendo che è impossibile replicare artificialmente in studio in modo esatto il suono della chitarra, così come quello di tutti i suoni naturali. Ci si può avvicinare anche di molto, ma i suoni non saranno mai identici. Questo accade per due motivi. In questo episodio cercheremo di capire il primo e questo ci sarà utile per capire più a fondo il timbro della nostra chitarra classica. Ciao a tutti, sono Mirko Migliorini e bentornati ad un nuovo episodio di Chitarra da Studio Mauro Giuliani dedicato al suono della chitarra classica. Proviamo a immaginare che cosa accadrebbe se una corda vibrasse senza una cassa armonica. Molto semplicemente produrrebbe la nota fondamentale con tutte le sue armoniche che abbiamo visto nell'ultimo episodio, la trasformata di Fourier, per poi attenuarsi in modo regolare e lineare dopo un determinato lasso di tempo. Questo attenuamento regolare, cioè ad ampiezza calante, è dovuto alla natura delle armoniche ed è una caratteristica comune a tutti i mezzi vibranti, che riescono a sostenere più facilmente le vibrazioni basse e lente, cioè la fondamentale e le armoniche più basse, rispetto a quelle più acute e veloci. Il profilo d'onda che ne consegue avrà quindi un'ampiezza via via sempre più bassa, man mano che le armoniche scompaiono, iniziando dalla più alta, che scompare prima, fino alla più bassa, cioè la fondamentale. Un suono di questo tipo, associato al moto armonico semplice, che si ripete per cicli continui come se fosse un moto circolare uniforme, è in realtà ideale per poter essere prodotto esclusivamente in laboratorio per via elettronica, cioè sintetizzato. Noi però sappiamo che nella chitarra, oltre alla semplice corda, che è l'elemento vibrante, quello che genera la vibrazione e che è chiamato eccitatore, esiste anche un altro elemento che entra in vibrazione a causa della presenza del primo ed è chiamato risuonatore. Si tratta della cassa di risonanza. Lo stesso concetto lo si può estendere a qualsiasi strumento a corda come il violino o il pianoforte, ma anche agli strumenti a fiato dove l'elemento vibrante è la colonna d'aria e l'elemento risonante l'intero corpo dello strumento. Quindi, tornando alla chitarra, abbiamo la corda come elemento vibrante e la cassa di risonanza come elemento risonante. Ora analizziamo in che modo la corda vibra con la presenza della cassa armonica. Quello che salta subito all'occhio è che ci sono alcune bande di frequenze che hanno un'ampiezza maggiore rispetto a quella vista senza cassa armonica. E questo rende l'andamento dell'onda decisamente più complesso e frastagliato. È come se ci fosse una concentrazione di energia acustica in una certa banda frequenziale e le armoniche che si trovano dentro quella banda di frequenze avessero un'ampiezza maggiore del normale. In pratica succede questo. La cassa di risonanza, ed in particolare la tavola armonica, in base al materiale con cui è costruita, agli spessori, all'incatenatura e alle dimensioni, vibra meglio in certe zone di frequenza rispetto ad altre. E il risultato è che le frequenze che si trovano in queste zone vengono rinforzate, mentre quelle che si trovano al di fuori di esse vengono attenuate. Questa zona di frequenze, intorno alla quale un suono è spettralmente più ricco e mostra un picco di ampiezza, viene chiamata formante. Possiamo quindi dire che le formanti sono intrinsecamente legate alla forma e ai materiali dello strumento. La corda fornisce un segnale con armoniche di ampiezza calante e questo segnale viene rimodellato in base alle frequenze di risonanza della cassa armonica che agisce da filtro, come una sorta di equalizzatore fisico, in grado di enfatizzare o attenuare determinate armoniche, aumentandone la bellezza timbrica. Questo ci fa apprezzare la differenza tra uno Stradivari ed un violino cinese. Con l'obiettivo di ricreare il suono dello strumento acustico, oltre alla trasformata di Fourier, i sintetizzatori moderni utilizzano dei modelli fisici che tengono anche conto dello studio dei formanti, ma nonostante le elevate capacità di calcolo dei moderni calcolatori, non sono riusciti a replicare esattamente la voce dello strumento acustico. C'è poi un altro motivo che rende impossibile questa operazione. Si tratta delle parziali inarmoniche, che sono prodotte dalle vibrazioni non periodiche, che scopriremo insieme nel prossimo episodio dedicato al suono della chitarra classica.